Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo con le top ruolo per ruolo dopo l'aggiornamento che c'è stato e dopo aver visto i difensori centrali, oggi andiamo a parlare dei terzini, ovviamente sinistri e destri. Un ruolo che l'altra volta avevo saltato per mancanza di alternative, ora queste alternative sono venute fuori, ma comunque secondo me è un reparto abbastanza delicato dove non c'è tutta questa grande abbondanza e i giocatori veramente validi. E attenzione, perché poi tra i migliori e quelli che comunque si possono utilizzare c'è un divario, ma ciò non significa che questi sono gli unici, ci tengo sempre a precisarlo. Comunque il divario è abbastanza ampio. Detto questo, andiamo subito a vedere qual è il primo. Primo terzino di cui voglio parlare non può che essere Kyle Walker nella sua versione Path to Glory. Ma ovviamente parliamo anche della sua versione 85, che ad esempio è quella che utilizzo tuttora anche io, visto che questo qui, che è upgradabile, perché qualora l'Inghilterra dovesse fare anche un exploit ai mondiali diventerebbe praticamente mio padre, ovviamente costa tanto ed è un lusso, tra virgolette, per ricchi. Nel momento in cui uno c'ha già una squadra tutta completa, con le ciliegine sulla torta in tutti i reparti, ci mette pure sto Walker che costa una fracca di soldi lì dietro in difesa. Però ovviamente vi metto lui perché è la versione migliore. Cosa dire di Walker? Una carta pazzesca, chiaramente, ma ripeto, sia questo che la versione oro. Innanzitutto per il primo motivo, che è quello del suo body type, perché difensivamente quel body type di Walker un po' cinghialesco gli permette di prendere a spallate tutti quanti, e in più con la velocità che si ritrova quando c'è da correre all'indietro, oltre che portare anche la palla avanti in transizione, è uno di quelli che lo fa meglio. Il work rate è anche perfetto perché mette intensità sia in fase offensiva che in fase difensiva, quindi potete anche pensare ad utilizzarlo come terzino sbloccato, assolutamente. Magari non c'ha quella qualità palla al piede di altri giocatori, però per avere poi l'eccellenza in fase difensiva è un qualcosa che potete tranquillamente sacrificare. Velocità scatto 96, accelerazione 89, si sente chiaramente tutto, perché poi parliamo anche di un giocatore che può avere la corsa prolungata, quindi lengthy. Difatti l'agilità è 68, forse 82, questo ce l'ha di base il lengthy. C'ha anche dei buoni passaggi, sia il corto che il lungo, 83-84, con l'L2 effettivamente quel 68 non è proprio un parametro altissimo, però con la reattività qualcosina viene messa a posto. Statistiche difensive che non sono neanche così elevate se le andate a guardare, perché quel 78 di lettura difensiva potrebbe farvi pensare a un giocatore non proprio tanto difensivo. Mi assicuro che questo fa anche tanti interventi automatici ed è ottimo quando volete tentare l'anticipo sulla fascia. 82 di forza, 86 di aggressività completano il pacchetto di quello che per me è il terzino destro più forte del gioco e probabilmente lo rimarrà fino all'uscita dei toti. Al secondo posto, un giocatore che è tremendamente sottovalutato nella sua versione supereroe, ma così come nell'altra versione, è Johan Capdevila. 1,82 m, piede sinistro, 4 skill e 3 piede debole, quindi abbiamo anche qualità quando abbiamo la palla a tre piedi e vogliamo fare magari qualcosina. Alto normale il work rate ed è un giocatore secondo me top. Per quale motivo? È il doppione di Walker dall'altro lato, perché il body type è più o meno lo stesso, l'altezza è più o meno lo stesso. Questo, anche se è alto e normale poi in difesa, non vi preoccupate che non è che ve lo ritrovate in attacco senza motivo, no. È molto disciplinato, se mettete resta dietro resta dietro, se mettete equilibrato quando lo volete far salire sale, altrimenti si fa il suo compito. Rispetto all'altra versione si è preso un boost pazzesco in velocità, arrivando ad avere 92 di accelerazione e 89 di velocità scatto, che si sentono tutti perché sto Capdevila è un treno. Passaggi della Madonna, 85-84, che sono quello che a un terzino serve, perché poi quando dall'esterno vogliamo tagliare dentro magari verso la punta con un driven pass, la maggior parte dei terzini che c'ha i piedi fucilati non riesce a fare niente, questo invece top. Bene anche per quanto riguarda il 75 di agilità e il 91 di reattività, che rispetto a Walker è molto meglio. Tanta roba anche le stats difensive qua, perché abbiamo 88 di intercetto e 87 di lettura difensiva, quindi eccellente anche in fase difensiva. Pecca leggermente in aggressività perché quel 78 non è proprio un parametro eccezionale, ma comunque è un compromesso per avere un giocatore che è praticamente perfetto per fare entrambe le fasi. Secondo me l'ideale per chi utilizza magari un terzino sbloccato, ad esempio nel 4-3-2-1, nel rombo, eccetera. Perfetto, mi piace tantissimo. Terzo posto, voi dite Mendy. Raga, Mendy è incredibile, siamo al 21 novembre quando io registro questo video, ma Mendy è ancora uno dei top terzini, se non il top. Lì a sinistra se la contende con Capdevila, alto alto il suo work rate, quindi alla Walker. 4 skill e 5 piede debole, tanta qualità, quindi per Ferland Mendy. Velocissimo, un treno, anche lui con architetto, sempre cambiategli la corsa se potete, altrimenti sti cavoli, se siete su 4 gli mettete un qualsiasi stile d'intesa
canonico per questi giocatori, che so, ancora, ombra, eccetera. Agilissimo, reattivissimo, pecca rispetto a quelli precedenti per quanto riguarda le statistiche difensive, regà, però con quell'83 di forza e l'82 di aggressività va sicuro che non si fa assolutamente parlare dietro. Perché poi quando vi parte in progressione, anche per recuperare gli avversari che vi stanno a parti alle spalle, è uno dei pochi che riesce effettivamente a farvi il recupero. Quindi io lo piazzo assolutamente sul podio e lo piazzo davanti a un altro giocatore che adesso ha riacquistato tanto, che è Theo Hernández-If. Questo è riacquistato per svariati motivi, innanzitutto perché la carta è forte indubbiamente, perché c'ha un bel body type, alla Walker, 1,84 m, è velocissimo, eccetera. Ma soprattutto per i link, perché dopo l'aggiornamento che appunto premia la velocità, questo vi permette di poter linkare molto molto bene pure il buon Tomori, difensore centrale che vi ho parlato nel video scorso. Quindi io lo metto leggermente più basso rispetto a quei tre precedenti che sono sul podio, ma proprio per una questione di millimetri, perché sto Theo è un trattorino, body type ripeto, anche lui molto cinghialesco, quindi quando si tratta di prendere a spallate prende tutti a badilate. Velocissimo chiaramente, passaggi discreti, ci interessa il corto, agilità 79, reattività 86, questo fa un po' di fatica con l'L2 perché non è proprio saetta McQueen. Statistiche difensive che potrebbero essere un po' meglio, perché quello che gli porta avanti quell'80 è il contrasto in piede e la scivolata, mentre abbiamo 76 di lettura e 80 di intercetto. Forza 82, aggressività 83, per quello che comunque al momento per me è una delle alternative migliori lì sull'out di sinistra, dove ripeto, queste grandi alternative quest'anno secondo me non ci sono. Altro giocatore, questa volta ho deciso di piazzarvi anche qualche iconcina qui a destra, e con Zambrotta possiamo fare un discorso che abbraccia svariate icon, è proprio il terzino ex nazionale italiana Gianluca Zambrotta, 4 skill e 5 di piede debole. Tanto un curioso aneddoto, perché Zambrotta è sposato con una signorina che era la zia di un mio amico alle elementari, quindi se stai vedendo questo video sappi che io mi ricordo di te, caro Mattia, così, excursus temporale. Detto questo, a parte tutto, è un giocatorone perché anche lui è molto tecnico come Mendy, 4 skill e 5 piede debole, 1,81 m, molto 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 rapido nella sua versione 86, ottimi anche i passaggi sia il corto che il lungo, agilità 79, reattività 84, molto bene le stats difensive per quanto riguarda l'intercetto, un po' meno la lettura difensiva, ma recuperiamo con forza e aggressività. Voi mi dite, ok, ma allora su Zambrotta poi ci stanno Roberto Carlos, Acilico... Sì e no, nel senso che Zambrotta è quello migliore secondo me, perché oltre a essere abbastanza offensivo mette anche dentro un'ottima fase difensiva. Su Roberto Carlos, su Ashley Cole invece il discorso è diverso, perché sì, sono veloci ma sono un po' più indisciplinati rispetto a Zambrottino, per cui io vi metto lui. Siete liberissimi chiaramente di provare anche altre icon, tanto l'intesa va a danno, ma lui sappiate che è uno dei top che merita proprio attenzione a prescindere, lo comprerei Zambrotta. Successivamente, voi forse vi stavate chiedendo che fine aveva fatto João Pedro Cavaso Cancelo. Ma tiettelo Cancelo, perché io ve lo metto, ma a me non fa impazzire. Perché 1,82 m, alto normale, 4 skill, 4 piede debole e siamo d'accordo. Quello che fa molto bene, appunto, è proprio il terzino offensivo. Quindi quando vi serve qualcuno che va attacca, molto bene. Infatti io lui lo consiglio se si mette in una difesa 5 o proprio se giocate con un rombo col terzino sbloccato alla Viva al Parroco. Perché questo qua in fase difensiva pecca veramente tanto, nonostante tra i difensori laterali sia uno dei migliori in lettura difensiva tra quelli che vi ho presentato, ha 64 di forza e 78 di aggressività, è un body type veramente snello. Quindi quando si arrivano sull'esterno giocatori iper meta, vai con Cristiano Ronaldo, ma anche un Mbappé che è bello d'archiatello, spesso e volentieri sto a João Cancelo fa veramente fatica, arranca perché non riesce a essere incisivo nel recupero palla. Poi ripeto, tanta qualità quando si tratta di impostare, però col terzino è molto importante sapersi anche difendere e lui rispetto a quelli che vi ho fatto vedere non lo fa benissimo. Un altro giocatore interessante, un'alternativa magari a Walker lì sulla destra, è questo Van Bissaka. Post upgrade è diventato molto carino, 1,83 m, pecca un po' nei work rate perché è normale normale, quindi alle volte potrete vederlo là che si fa i fatti suoi, quindi tenetelo voi abbastanza attivo sia per farlo scattare che per farlo tornare dietro. Accelerazione 85, velocità scatto 94, passaggio corto 82, buono, buonissima anzi l'agilità e la reattività, ottime anche le stats difensive perché 90 di intercetto e 83 di lettura sono tanta roba, bene anche forza e aggressività, non costa neanche troppo secondo me lui, soprattutto se magari dovete dare link a un Cristiano Ronaldo e vi serve fuori dalla porta, è la opzione migliore.
Chiudiamo con un altro giocatore uscito da poco che è Carvajal. Non vi porto 10 giocatori perché secondo me 10 giocatori è una forzatura. Vi metto questi 8 che sono i migliori per svariati motivi. Perché questo Carvajal, oltre al discorso upgrade, perché è una carta dinamica, la Spagna in teoria dovrebbe almeno passare i gironi se non arrivare fino in fondo, è veramente un giocatorino interessante per il discorso Real Madrid, che vi permette di poter linkare Valverde, che a centrocampo rimane tuttora uno dei giocatori più forti. È molto veloce, ha un bel body type, un buon passaggio corto, discretamente agile, una buona lettura difensiva, delle ottime intercettazioni, pecca sulla forza mentre ha un'ottima aggressività. Quindi mi sono sentito di inserirlo perché comunque anche in vista futura potrebbe diventare ancora meglio, e a livello di intesa vi sblocca tutta una serie di link molto interessanti. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente di questi giocatori, quali sono i terzini che voi state utilizzando, se qualcuno di questi qua ovviamente volete andare a prenderlo ma magari non avete ancora i crediti. Vi ricordo in descrizione tutti i link che sono live ogni giorno sulla piattaforma Viola. Io vi lascio, un salutone, alla prossima, al vostro Liberos, ciao!